via la prandina, l'ira dei residenti, siamo stanchi, c'è chi si comporta male, domani incontrano il prefetto. Linea dura del sindaco Massimo Bitonci sulla prandina, la tendopoli è abusiva, alla fine il prefetto dovrà sgomberare. Nessuna confisca dei beni ai Rom, la decisione del Tribunale di Padova innesca la polemica, marcato se sbagliamo noi ci tolgono tutto. Era in vacanza sottomarina con il figlio, settantenne di Piove di Sacco, annega proprio lungo il litorale, inutili tentativi di rianimarla. Gli angeli delle macerie in azione in Riviera del Brenta, gara di solidarietà, tanti ragazzi in arrivo dal Padovano. L'assessore Brunetti rientra in comune, il sindaco Bitonci dice decido io a chi dare o togliere le deleghe, il rapporto agli sgoccioli. Allarme incendi sui colli euganei, vigili del fuoco e forestale impegnati a spegnere quattro diversi roghi nella zona di Arquat. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Padova, edizione di mercoledì 15 luglio. Abbiamo tante notizie da darvi, tanti aggiornamenti. Iniziamo con la questione che riguarda la tendopoli all'interno dell'ex caserma Prandina. Siamo andati a sentire i residenti che domani incontreranno il prefetto. Abbiamo chiesto un appuntamento con il prefetto e domani alle 9:30 una delegazione di residenti e commercianti di Padova verrà ovviamente ricevuta. Noi esprimeremo tutte le nostre perplessità, tutti i nostri timori e chiederemo appunto che la prandina venga liberata. Commercianti e residenti del centro di Padova saranno domani dal prefetto per dire no alla tendopoli dei profughi alla prandina. Non ci stanno ad avere gli immigrati che girano in disturbo per le strade. Via Savonarola, Corso Milano sono sul piede di guerra. Camminano, sono liberi, tranquilli, vanno alla Nokia, vanno alla Vodafone, come fosse a casa loro. Proprio per motivi anche di lustro del nostro centro. Li incontriamo, ci guardano un po' con sospetto, con meraviglia di ciò che portiamo addosso, per cui si ha anche un po' timore. La gente passeggia ma non si sente sicura, c'è chi ci racconta anche di episodi scabrosi. Poi c'è un problema comunque di sporcizia, perché purtroppo non si può dire magari in televisione, ma c'è stato un fatto increscioso anche qua, che è tipo che la gente fa i fatti suoi fisici. Si vive punto e basta, certo è una situazione anomala. Però stamattina li ho visti un po' bivaccare lì nell'angolo, cos'è, vicino alla rotonda. Ecco, è la prima mattina che li ho visti, però insomma, finché stanno tranquilli è tutto a posto. È caldo, la gente è in vacanza e quindi non si vede granché, però tutti quanti si stanno preoccupando un attimo un po'. Tutti considerano sbagliata la scelta di utilizzare l'ex caserma Prandina, un'area troppo centrale, indecoroso, dicono, per una città come Padova. Certo che la scelta di utilizzare un sito posizionato entro le mura storiche per fare un luogo dove poter portare gli immigrati non sia stato il massimo della scelta. Al prefetto chiederanno lo sgombero della struttura e se la risposta non sarà positiva passeranno dalle parole ai fatti e la prima manifestazione di protesta potrebbe essere già martedì prossimo. Questo è un problema che deve essere risolto e quindi noi siamo pronti veramente a fare le barricate, perché è una situazione intollerabile. Il sindaco Massimo Bitonci usa termini forti e dice la tendopoli è abusiva, il prefetto se ne renderà presto conto. Sono iniziate tutta una serie di verifiche da parte degli enti competenti, io ho già un riscontro interno da parte degli uffici edilizia, urbanistica e lavori pubblici che mi dicono che se non dovesse essere stato fatto una requisizione oppure un atto da parte della prefettura specifico per quanto riguarda il Prandina, se non dovesse esserci un decreto, quella tendopoli e quelle costruzioni che sono state messe in quell'area in centro storico per il comune di Padova sono abusive. Io capisco che il termine è
pesante, però in realtà dal punto di vista edilizio, urbanistico è così. Quindi adesso noi verificheremo, abbiamo chiesto la documentazione, c'è stato un accesso degli atti fatto anche da parte di una consigliera comunale, da parte della Wanda Pellizzari, vedremo cosa risponde la prefettura. Noi continuiamo a dire che a Padova per aprire un campeggio e una tendopoli bisogna avere le autorizzazioni tanto la prefettura quanto i privati, quindi la linea continuerà in questo senso. La terza sezione del TAR di Venezia ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni padovane e ha annullato la cosiddetta ordinanza anti-Ebola, come era stata chiamata lo scorso ottobre dal sindaco Massimo Bitonci. L'ordinanza prevedeva il divieto di dimora a persone prive di documenti di identità e di regolare certificato medico. Il Tribunale amministrativo ha anche condannato il Comune a rifondere i ricorrenti dell'importo del contributo unificato versato per il ricorso. Questi soldi andranno alle associazioni Razzismo Stop e Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Il Tribunale di Padova non ritiene giusto confiscare dei beni a una famiglia rom che si è resa protagonista di azioni malavitose e si scatena la polemica. Niente confisca dei beni per quattro persone di origine rom della provincia di Padova. Per il giudice, all'epoca degli acquisti di macchine, terreni e case non erano socialmente pericolosi e non risultavano dediti a traffici illeciti. Quindi i beni acquistati, e non si sa come visto che erano senza lavoro e con una dichiarazione dei redditi pari a zero, non possono essere confiscati. La decisione del Tribunale di Padova fa discutere. Il PM aveva chiesto la confisca. Impossibile per il magistrato. I quattro soggetti con precedenti a vario titolo per furto, rapina, riduzione in schiavitù ed estorsione, solo per citarne alcuni, pur avendo avuto guai con la giustizia, al momento dell'acquisto erano puliti. Questa interpretazione della legge manda su tutte le furie l'assessore alle attività produttive della Regione Veneto Roberto Marcato. A chi rispetta le regole, ma per esempio fa un piccolo errore, dice Marcato, riferendosi a molti imprenditori veneti che hanno avuto guai con il fisco, lo Stato porta via tutto. Che si vede portato via tutto, magari perché non ha pagato una fattura, perché non c'è una discordanza fra l'ufficio delle entrate e la dichiarazione dei redditi, e questi vengono ammazzati dallo Stato, purtroppo a volte anche fisicamente, e invece se tu sei un rom, cioè, invece per te c'è un altro diritto. Oggi scopriamo che ci sono due diritti. Anche i cittadini non prendono bene la decisione del Tribunale. Penso che sia più giusto sequestrarli preventivamente e dopo o bloccarli almeno, come avvengono anche in altri casi. Non sono d'accordo, non c'è una data da cui questi possono essere ritenuti onesti o disonesti. Posso ridere, entrano in tutte le nostre case, per carità, loro hanno questa cultura e vabbè, insomma. Però anche noi siamo da rispettare. Probabilmente colta da malore, è scivolata in acqua ed è annegata. Si tratta di una donna di 70 anni di Piove di Sacco in vacanza al mare con il figlio a Sottomarina. Nessuno in un primo tempo si è accorto di nulla e l'allarme è scattato solo quando un bagnante ha visto il corpo in acqua e lo ha trascinato a riva chiamando i soccorritori. L'immediato intervento dei sanitari del SUEM è risultato del tutto inutile perché la donna era ormai morta. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri e la capitaneria di porto. Andiamo in Riviera del Brenta, dove continua la gara di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dal tornado. In questi giorni hanno lavorato tanti ragazzi padovani. Sì, siamo venuti di spontanea volontà per dare una mano. E da dove siete arrivati? Piove di Sacco, provincia di Padova. Angeli delle Macerie dal Padovano alla Riviera del Brenta. Li incontriamo in Villa Bembo, a Mira. Sono al lavoro volontariamente. Danno una mano per pulire e sistemare al fianco di coloro che sono rimasti duramente colpiti dal tornado che giusto una settimana fa ha attraversato questa fascia del Veneto seminando morte e distruzione. Lo fanno per sentirsi meglio perché, dicono, così ci hanno insegnato i nostri genitori. Quando c'è gente in difficoltà si dà una mano comunque. Così mi hanno insegnato a casa e
sono stato educato così. Mia mamma mi ha sempre dato il buon esempio, anche lei facendo l'infermiera, si è messa sempre a disposizione degli altri e io ho scelto anche come indirizzo il sociosanitario e è questo alla fine, fare, cioè non dico non ricevendo niente, però poi ti senti gratificata, è una cosa per te alla fine, che a parte, cioè lo faccio per sentirmi meglio, anche per dare una mano, per essere utile. Essere utile, insomma, gratuitamente, con il solo desiderio di aiutare chi ha bisogno e sentirsi gratificati per questo, è lo spirito di questi giovani angeli delle macerie. Allarme incendi sui Colli Euganei. I vigili del fuoco e la forestale hanno lavorato per tutto il pomeriggio nella zona di Arquà per spegnere le fiamme in quattro diversi focolai presenti in un raggio di circa 5 chilometri. L'allarme è stato dato dai residenti che hanno tempestato di chiamate il 115, il numero dei vigili del fuoco. Gli incendi potrebbero essere di origine dolosa, sono in corso le indagini. Torniamo a parlare di politica cittadina. L'assessore Brunetti è rientrata in comune a Palazzo Moroni. Il sindaco Bitonci non fa marcia indietro e dice: decido io a chi dare e togliere le deleghe. Il rapporto è alla fine. L'assessore Brunetti rientra a Palazzo Moroni senza le deleghe che nei giorni scorsi il sindaco Bitonci le aveva tolto. Ed è proprio il primo cittadino a rompere il silenzio attorno alla vicenda, un silenzio che durava da settimane. Il rapporto tra sindaco e assessore, ripeto, gli assessori sono delegati, qua a Padova funziona così, come ho fatto il sindaco prima, gli assessori hanno deleghe del comune e quindi prendono indicazioni direttamente dal sindaco, quindi le funzioni dell'assessore sono sempre legate alle indicazioni che fa il sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Gli assessori rispondono direttamente a me e il sindaco decide se togliere le deleghe. Questo è il Bitonci pensiero. La Brunetti dunque per il momento rimane al suo posto, anche se appare chiaro che il rapporto tra i due ormai è agli sgoccioli. Chi verrà spostato invece sarà il consigliere Foresta. Non fa più parte della maggioranza, ha detto Bitonci, per poi aggiungere: sta tenendo sotto scacco il simbolo di un partito. Lo sposteremo fisicamente anche in consiglio comunale, mettendolo tra i suoi nuovi compagni del PD. È tornato il grande caldo in città, le temperature sono bollenti, quest'oggi 38 gradi segnavano i termometri, gli esperti meteo dicono anche che insomma le temperature sono destinate a salire nei prossimi giorni con un picco massimo che si registrerà tra venerdì e sabato. Poi durante il weekend probabili temporali, c'era anche un'allerta tornado che in questo momento è rientrata e questa è stata anche la giornata dell'idratazione, acqua un bene da bere, quindi i farmacisti che consigliano di bere almeno un tot di acqua al giorno, almeno 2 litri dicono in giornate con temperature come questa. Vi ricordo anche che c'è il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, potete dire la vostra per quanto riguarda la questione della caserma Prandina, dei profughi ospitati all'interno dell'ex Prandina, con un sms al 345-8566-847 oppure una mail a padova@reteveneta.it. Questa sera torna Focus, si parlerà di emergenza immigrazione con il nostro direttore Luigi Bacialli. In studio ci saranno Marco Serena, Jacopo Berti, Pierangelo Pettenò, il nostro generale Iannicelli, Sandro Zampese e poi Antonella Tocchetto. Aspettiamo i vostri sms da casa. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Padova. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata. A presto.